Zog voleva sposarsi. E se per sua sorella aveva scelto il figlio del sultano, lui voleva una principessa cattolica. Zog ugualmente persegue una strategia matrimoniale per consolidare il proprio potere e cerca comunque una nobile occidentale. La trova in Geraldine Apponi, ungherese di madre americana, era cattolica e anche questo a lui musulmano serviva per dare un'impronta pluralista e più occidentale al suo regno. E si deve, come dire, accontentare di Geraldina. Aveva mandato in giro per l'Europa degli emissari a raccogliere fotografie di nobili europei occidentali e quando vede la fotografia di Geraldina gli piace e sceglie di sposarsi con questa donna. Le fauste nozze di Re Zog I con la contessina Geraldina Apponi, celebrate a Tirana fra l'esultanza di tutto un popolo. Cortei di automobili che convogliano gli invitati al Palazzo Reale, dove verrà celebrato il rito civile, attraversano le vie della capitale fra ali di popolo che salutava con particolare fervore gli ospiti italiani. Fra il reverente omaggio dei presenti, la sposa, incantevole nel suo magnifico abito nuziale, ci appare come una visione di giovinezza e di grazia a fianco del sovrano che veste l'uniforme grigio-verde di comandante generale dell'esercito e porta il grande collare d'Albania e il collare dell'Annunziata conferitogli dal nostro re imperatore nel 1928. La firma dell'atto, rogato su un'artistica pergamena, suggella il rito solenne che ha dato all'Albania la sua prima regina. A Ciano non era sfuggito il regalo di nozze che gli sposi avevano ricevuto direttamente da Adolf Hitler. Una potentissima e super accessoriata Grosser Mercedes rossa fiammante.